è stato studiato, cioè quanto tempo prima poteva essere, può essere stato verificato questo rigido tempo? Allora, questa è un'altra cosa interessante, mi viene chiesto da quanto tempo avrebbe potuto essere stato studiato questo 11 settembre. Ci sono un pochettino di cose abbastanza agghiaccianti in tutta questa situazione se andiamo a vedere i numeri, le date eccetera. Per esempio, pochi sanno che, le Torri Gemelle sono state messe in cantiere proprio un 11 settembre del 1970 qualcosa, 73 non so. 73 cioè, quando hanno fatto fuori Allende? Com'è? L'11 settembre 73 hanno fatto fuori Allende. Esatto, mi sembra nello stesso. E l'11 settembre hanno fatto fuori Matteotti anche. Esatto, quindi ci sono delle strane cose, appunto, delle strane ricorsioni, ricorrenze. Quindi, però, non penso che avessero già programmato questa cosa del 2001, ma chi lo sa, non credo tuttavia. Invece diventa più interessante vedere cosa è successo 10 anni prima, perché 10 anni prima c'è stato il famoso discorso di George Bush Senior, dove annunciava il nuovo ordine mondiale dopo la fine del comunismo, eccetera, 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 e questo discorso era stato fatto l'11 settembre del 1991. Quindi stiamo parlando di una ricorrenza perfetta, proprio al millimetro, decennale. Non ha sbagliato di un giorno. Com'è? Decennale. Decennale, proprio nel decennale. Come domani. Domani abbiamo esatto. Un interessante decennale. Altre cose molto simpatiche che tutti citano il famoso progetto for the New American Century, che un anno prima auspicava una nuova Pearl Harbor per diciamo giustificare un cambio di dottrina nella politica militare degli Stati Uniti. Ma un anno è molto poco, questo parliamo del 2000. In realtà nel 1999 è uscito un film che si chiama Matrix. Ora, cosa c'entra Matrix in tutto questo? Vabbè, insomma, ci sono delle curiosità anche in Matrix. Per esempio Matrix, adesso viene citato a destra e manca, come esempio del, diciamo, della grande scelta che ognuno di noi deve fare tra la pillola rossa e la pillola blu, cioè vivere in un mondo, virtuale confortevole come quello dell'informazione falsa che ci viene creata intorno a noi per consolarci e soprattutto tenerci tranquilli, o l'altra pillola, adesso mi ricordo i colori, quella di chi è disposto invece ad affrontare il mondo reale e vivere nella realtà. Ed è affascinante che questo concetto sia così attuale oggi. Bene, Neo, che è il simbolo, l'archetipo, il personaggio principale che simboleggia la scelta tra queste due opzioni, anche lui potrebbe aver avuto una data di nascita. Bene, qualcuno di voi sa qual è la data di nascita sul passaporto? Esatto, è l'11 settembre del 2001. E da dove si evince tutto ciò? Questo perché durante il film, quando il famoso Mr. Smith interroga a un certo punto Neo, sfoglia il suo passaporto e per una frazione di secondo si vede la pagina principale del suo passaporto di sbieco, rovesciato, per cui se non fai un fermo immagine non giri lo schermo o l'immagine, il still frame, non lo vedi, vedi anche la sua data di nascita. Quindi un messaggio che più subliminare di così non si può, ma lì c'è scritto nero su bianco che Neo, l'archetipo della scelta tra l'illusione e la realtà in questa società qua, è nato l'11 settembre, lo stesso, 2001. Quindi stiamo parlando di una precisione lo spartiacque diventa. Esatto, no? È lo spartiacque, no? Diciamo, molto affascinante, questo è stato fatto 2 anni prima, qualcuno di nuovo ha un grandissimo e bisogna dire ammirabile senso dell'umorismo, no? Tutto sommato non si può non avere una certa stima per questa eleganza. Sono degli artisti tipicamente inglesi, molto british tutto ciò. Io in effetti mi levo il cappello, me ne sono levati tanti, infatti si vede, diciamo, di fronte a questa eleganza. Se andiamo ancora indietro, tuttavia, andiamo a Terminator 2, c'è la famosa scena dell'inseguimento nel sottopasso tra il grosso camion e Schwarzenegger e lì la moto con il cattivone, e a un certo punto passano sotto un ponte dove c'è scritto Beware 9-11, ma non era 911, era 9-11, era proprio 9-11, cioè sta occhio all'11 settembre.
Ora, occhio l'11 settembre, sotto un ponte, 10 anni prima dell'evento, in rosso scritto, cioè, certo è una coincidenza, però perché tutte queste coincidenze? Non ha detto il 2 ottobre, cioè, c'è un suo fascino, ed diciamo, Illuminati Game, cioè, il gioco dell'Illuminati Game, c'è la carta dell'Ettore Crono, è stato fatto... Sì, quello l'ho sentito, però l'ho analizzato un po' meno, poi c'è stato anche un disco di un gruppo musicale, con la copertina avevano le due torri con un'esplosione sopra, lì non so fino a che punto possa essere una coincidenza oppure no. Non so se l'ha già detto, perché, ma la correlazione col numero della sicurezza americana 911. No, non l'ho detto, però questo qui è un'altra sublime opera, diciamo, di manipolazione psicologica, perché a un certo punto... il 911 è il numero di emergenza degli americani, quindi per loro quel numero ha già un significato di emergenza, per cui da adesso in poi l'emergenza dell'evento reale, l'emergenza del suo richiamo, diciamo semantico, sono unite indissolubilmente per sempre, ecco, quindi di nuovo un'altra raffinata opera di... C'era una domanda? No, era legato al discorso del gruppo, che non so se parliamo dello stesso, c'è un disco di un gruppo che si chiama Explosions in the Sky. Sì, può darsi, non mi ricordo il nome adesso. Bellissimo. Fantastico. Esplosioni nel cielo, è uscito nel 2000, mi sembra, e dentro c'è un aeroplanino con scritto sotto Display Will Crash Tomorrow. Siccome è un disco di un gruppo strumentale che spesso mettono proprio queste frasi così enigmatiche da un momento all'altro, compaiono dentro il booklet dei dischi perché non ci sono testi. E c'era questa cosa qui che mi ha sempre fatto molto ridere. Comunque in tema di questo genere di preparazione dell'umore sociale, di manipolazione, quello è veramente l'aspetto interessante. Quindi questi piccoli film con piccole tracce sono la punta dell'iceberg del fenomeno. Poi abbiamo l'iceberg. E l'iceberg, per esempio, abbiamo il fatto che l'11 settembre, che è stata immediatamente paragonata a una nuova Pearl Harbor, aveva il problema che la maggior parte degli americani non sa neanche che cosa sia Pearl Harbor, guardano il football da mattina a sera, non sanno a un certo punto la loro stessa storia. O il Golfo del Tonchino. Esatto, no? Quindi, esatto, il Golfo del Tonchino non sa nessuno che cos'è, cioè nel senso, a parte quelli che si sono studiate le cose, sono piccoli dettagli per persone specializzate. E allora che cosa hanno fatto? E hanno fatto il film Pearl Harbor, che è uscito quando? È uscito 4 mesi prima dell'evento. Quindi 4 mesi prima dell'11 settembre 2001 c'hai Pearl Harbor che ricorda a tutti gli americani quello che è stato. E guarda caso, poi quando c'è stato l'11 settembre c'è una nuova Pearl Harbor. E dice, ah sì, ho visto il film. Straordinario. Poi sono arrivate le lettere all'Antrace e le lettere all'Antrace deve esserci stato un errore. Devono aver sbagliato i tempi. Probabilmente prevedevano di farlo dopo. Perché cosa è successo? Che anche l'Antrace, chi l'ha mai sentita? Io giuro, fino all'epoca non sapevo neanche cosa fosse l'Antrace. Pensavo fosse l'antracito, un minerale che c'avevo in casa. E a un certo punto arriva l'Antrace, muoiono tutti, in realtà 2 o 3, un disastro totale. Io mi dicevo, ma perché questi qui che sono così cattivi hanno mandato solo 3 o 4 persone? Poi è saltato che uno era presidente della commissione dell'opposizione democratica del Senato, quindi era quello che avrebbe potuto bloccare l'approvazione del Patriot Act, no? Cioè, quindi a un certo punto si e capisce... Il vaccino all'Antrace era di proprietà della famiglia Bush d'accordo con la famiglia Bin Laden. Sì, poi diciamo, se andiamo in tutte questa miriade cascate... Vaccino, col vaccino hanno mandato via una marea di militari che si sono rifiutati di fare il vaccino. Fatto gli ufficiali superiori gli hanno fatto il processo, oltretutto. Sono passati sotto la giustizia militare. L'aspetto interessante è l'esito di questa cosa, perché poi, già pochi mesi dopo, i presunti arabi fanatici che avevano mandato le lettere, quelle scritte in arabo, a un certo punto erano stati sconfessati da niente meno che un'università della California che aveva stabilito l'origine militare di quell'antrace e aveva stabilito che solo gli americani erano in grado di weaponizzarla, no? Cioè quindi di crearla in quel modo. Poi ci sono stati un sacco di capri espiatori, progressivi, fino a quando sono giunti finalmente, uno era il famoso dottor Hatfield, che alla fine all'inizio sembrava lui la pecora nera di tutti, poi alla fine gli hanno dovuto dare 4 milioni di dollari per risarcirlo del fatto che gli hanno rovinato la reputazione, e gli hanno dato.
e alla fine ha trovato il capo ispettorio che, udite udite, era niente meno che lo scienziato pazzo, come nei film di Hollywood, lo scienziato pazzo americano che lavorava esattamente nel forte che si diceva che aveva fatto l'arma, che era stato lui, però lui era pazzo e si è chiaramente suicidato ancora prima di venire accusato. Quindi è la soluzione perfetta e più elegante, no, al problema, diciamo, non si può neanche difendere perché non ha mai saputo di essere stato attaccato. Ma a me quello che affascina di più è l'aspetto, diciamo, di manipolazione psicologica, che è la creazione del film. Perché nessuno sapeva che cos'era l'antrace? No, no problem. Come c'era il film Pearl Harbor, è venuto fuori un film che si chiamava Antrace. E qual è stata la data di, diciamo, di uscita del film? Settembre 2001. Allora, un film che esce a settembre 2001, si chiama Antrace, e che prepara, allora non si può. Tra l'altro, per via di un o hanno anticipato l'antrace o hanno ritardato il film, alla fine è finito che non hanno potuto pubblicare il film proprio perché era troppo sporca e l'hanno poi mandato in DVD un po' di tempo dopo, no? Però è stata rinviata proprio a causa della concomitanza troppo perfetta. Probabilmente ha detto, qui qualcuno potrebbe anche accorgersene che c'è qualcosa che non va. Di troppo. Se non possiamo uscire col film sull'antrace il giorno stesso. D'altra parte, questo l'avevano già fatto con Wag the Dog, che era Sesso e Potere, bruttissima traduzione, sì. Di Wag the Dog, il film dove c'era esatto Dustin Hoffman e De Niro, i quali creano per coprire uno scandalo sessuale contro il presidente, creano una finta guerra contro l'Albania, che alla fine tutti si bevono. Sì, quello che già all'epoca mi sconvolse, all'epoca io non me l'ero ancora data di come stessero le cose, ero ancora con la pillola blu, insomma quella tranquillizzante, e dicevo, ma guarda che strano, ma com'è possibile? Ma questi qui hanno fatto un film ed era lo stesso esatto mese, cioè con due settimane di ritardo è uscito il film rispetto allo scandalo sessuale di Clinton. E dicevo, ma com'è possibile? Ma come fa a esserci un film che è uguale a quello che sta succedendo? C'era la guerra in Jugoslavia e lo scandalo di Clinton. Qui c'era lo scandalo sessuale e la guerra finta con l'Albania. E dicevo, ma qui c'è qualcosa che mi sfugge, eppure il film è bello. Allora, eppure il film è bello, è l'altro elemento affascinante di tutto ciò. Perché avrete scoperto anche voi che discutendone in giro, ogni volta che parlate di tutto questo coso, alla fine finirete, è proprio come in Matrix, è proprio come in quell'altro, e alla fine vi scoprite che qualsiasi cosa voi discutiate, alla fine finite per parlare di un film, finite di parlare di cinema. E questa è un'altra meravigliosa opera di manipolazione. È la funzione pervasiva del cinema che hanno capito certe persone a fine 800, visto che sono andati tutti lì. Sì, il cinema ti crea un mondo parallelo virtuale nel quale poi alla fine tu finisci di parlare di quello, non parli più del mondo reale, alla fine se lei dice cazzo sì, però io sono come Neo, cioè che allora sei fuori. Però c'è anche la ciliegina sulla torta, cioè è uscito un film che è notevolmente, secondo me, più avanti di Matrix e con un regista che è notevolmente più avanti di Kubrick, che è Inception. Inception, sì, bello, Inception... Sì, l'ho visto. No, no, poi... No, perché lo stesso regista ha fatto il film con Tesla, ha fatto Memento... Sono belli quei film lì. Però c'è un elemento interessante. Adesso, tra l'altro, uno degli elementi più perversi di tutto questo, che cos'è? Che il cinema adesso diciamo, prepara a una realtà sconveniente. Nel senso che anche il film, più di denuncia di tutti gli altri, cioè il film che veramente va a fondo e che ti dice tutte le cose come stanno e che ti fa capire, in realtà paradossalmente fa esattamente il gioco di chi tira le fila, di chi tiene le fila dei giochi, perché tu prepari la persona alla normalità del, diciamo, dell'abominio che si ha intorno. Cosa più raffinata di tutte, cioè io ti dico la verità perché così tu non ti ribelli più, perché ti ci abitui, e te la dico come? Con un film, cioè il film ti prepara. Io ho scritto un articolo che in effetti secondo me è una delle cose più belle che ho scritto, che si chiama, era sul film Avatar, ho scritto un articoletto, mi avevano chiesto in Romania, che io sto spesso in Romania, un articolo su Avatar, e mi è venuta fuori una cosa che poi l'ho pubblicata anche nel mio blog in Italia, che era Avatar e diciamo gli sviluppi futuri della giustizia onirica. Allora, Avatar è un altro grande bellissimo mistero, nel senso che
ha avuto un grandissimo successo, eppure è un film che, se ci pensate, nessuno nega che sia praticamente una rielaborazione del che sia una rielaborazione della storia diciamo dei conquistatori americani dell'America rispetto ai nativi americani, cioè sono esatto, cioè proprio è Pocahontas, nel senso siamo ai livelli di Walt Disney. Però la cosa strabiliante è che è un film dove il buono è la persona che tu hai ucciso, perché tu devi pensare al pubblico americano. Il pubblico americano si identifica col proprio sistema, allora tu sei il buono e vai a vedere un film dove il buono in realtà sono coloro che tu hai sterminato. E che cosa fai? E tu ti identifichi con le vittime. Allora questa cosa mi ha affascinato, ha avuto un grandissimo successo, esatto. Allora tu hai questa gente, sì sì, dai, colpiscilo, bastardi, no, ma i bastardi sei tu, cioè nel senso, quelli sono quelli che hai ammazzato, sì sì, fagli il colpo, il concetto, e che cosa succede? Cosa cambia? Ponta gente, poi dice nei blog, in giro, no, dice finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di dire le cose come stanno, finalmente adesso sì, bisogna riconoscere un primo approccio, abbiamo ristabilito la giustizia, ma nei fatti che cosa è cambiato? Cioè tu vai a vedere Avatar e poi ti senti più buono, ma tu sei andato al cinema, però ti senti più buono, perché? Perché ti sei identificato con le vittime, ma non hai fatto niente. Cioè tu cosa hai fatto? Cioè che cosa fai? Cioè tu ti vai a mettere davanti alla Casa Bianca a protestare per qualcosa che stai facendo adesso? No, tu ti senti più buono perché ti sei identificato con le vittime, e tra l'altro hai avuto la tua soddisfazione, perché nel film tu in quanto cattivo perdi e in quanto buono vinci, ma il film è un'esperienza onirica. Quindi che cosa succede? Che questo tipo di cinematografia, e Avatar è l'esempio emblematico, ma non è l'unico, tutta la cinematografia americana di un tipo è così, se andate a vedere bene, tutto celebra un mondo ideale che tu sai non essere vero e nel quale tu hai un riscatto onirico che ti appaga, così che non cambi nulla. Ed è affascinante, perché che cosa succede? Che noi abbiamo tutti pulsioni varie, abbiamo pulsioni in un senso, pulsioni nell'altro, e quando abbiamo dei grossi conflitti queste cose emergono, abbiamo delle pulsioni da soddisfare, delle esigenze, e queste quando non le possiamo in qualche maniera realizzare nella nostra vita cosciente, in quella reale, spesso si manifestano nella nostra vita onirica. Una persona con poche esperienze sessuali nella vita diciamo okay, sveglia, avrà eventualmente dei sogni erotici dove viene compensato. E allora in una società dove noi viviamo, in una società che il nostro raziocinio ci suggerisce essere ingiusta, perché noi viviamo in un mito democratico dove le nazioni non si fanno più la guerra, era il mito della fine della storia di Fukuyama, le nazioni democratiche non si fa la guerra, quindi è la fine della storia, viviamo in questo mito, e poi abbiamo questa discrepanza, questa dissonanza cognitiva per cui in realtà facciamo le guerre, sterminiamo, uccidiamo, ne facciamo di tutti i colori, siamo quelli che uccidono più persone al mondo, cioè come sistema, diciamo sistema democratico occidentale nel suo insieme. È chiaro che la dissonanza cognitiva è devastante per certi versi, cioè crea delle tensioni, crea dei problemi interiori. D'accordo il dispensiero, cioè la possibilità di pensare a due cose opposte contemporaneamente e crederle, però ci crea delle tensioni interiori. Ebbene, il mio collega. Sì, sì. Ebbene, queste tensioni interiori hanno una bellissima valvola di sfogo in questa cinematografia, dove noi virtualmente ci riscattiamo i nostri stessi occhi, dove noi improvvisamente siamo i buoni che sconfiggiamo i cattivi che in realtà siamo noi. C'è questa inversione di ruoli che alla fine tiene l'umore sociale stabile, che alla fine permette che nulla cambi e tutti stanno bene, che è magnifico nella sua perfidia, diabolico nella sua, diciamo, machiavellicità. Cioè crea in conflitto, lo risolvi, esatto, lo risolvi. E lo risolvi oniricamente, che è straordinario, ecco, no? Quindi consiglio a chiunque di andare sul mio sito, che è roberto.info, www.roberto.info,
c'è questo mio articolo sul futuro della giustizia onirica, perché poi in quel mio articolo io giungo a immaginare il fatto che con le future tecniche, no, poi di animazione digitale, sarà addirittura possibile dare ai personaggi dei film che andremo a vedere a Hollywood le nostre stesse fattezze. Quindi tu avrai l'eroe che in realtà ha la nostra faccia e sarà lui in prima persona a combattere i cattivi, e a questo punto diciamo la catarsi sarà completa. E arrivo al paradosso finale, e poi lascio un attimo la parola, e al paradosso finale, che anche il sistema democratico finale potrebbe essere quello in quanto tutta la gente venga infine schizoidamente convinta di andare a votare per loro stessi, poiché il Berlusconi di turno, il reggente di turno, ai nostri occhi, sui televisori, nei telegiornali in cui lo vedremo, avrà sempre e comunque solo la nostra faccia, per cui noi, ognuno di noi sarà convinto oniricamente di governare in realtà il paese. Saprà razionalmente che ciò non è vero, perché la follia arriva a un certo punto, ma la nostra interiorità ne sarà esaudita. E così come oggi la democrazia funziona perché è il trucco con cui si dà all'elettorato l'illusione che la colpa sia loro di quello che succede, perché dice ci avete votato noi, oppure quelli là li avete votati voi, quindi la gente si incazza una con gli altri perché se gli altri non avessero votato Berlusconi, o se gli altri non avessero, il solito discorso, ma in realtà il gioco è truccato fin dall'inizio. E nel mio scenario fantascientifico, d'altra parte io nasco come scrittore di fantascienza, tu hai la società democratica ideale dove alla fine le persone sono schizoidamente convinte di essere, di avere vinto ognuna di esse le elezioni, di essere il reggente definitivo contro il quale come ci si fa ribellare. E creando un conflitto interiore. Esatto, sì, creando l'ultimo stato del conflitto interiore. Vorrei fare una rapidissima interiezione, intanto con l'asserire che Berlusconi è già oggi uno che ha la nostra faccia. Quindi ricordiamocelo bene, la faccia di Berlusconi è una faccia costruita in modo tale che molti si possano identificare con lui, non per niente è il padrone di alcune televisioni, quindi conosce benissimo il mestiere, o per meglio dire quelli che lavorano per lui conoscono benissimo il mestiere. Per quanto riguarda quell'altro discorso relativo a cose sulle quali io concordo pienamente, voglio ricordare che anche l'arcangelo Michele o San Gabriele hanno certe particolari facce che cambiano di volta in volta. Terza cosa, io ritengo che qui non abbia inventato niente nessuno, hanno semplicemente modificato attraverso tecnologie moderne, attraverso la genialità di personaggi ad altissimo livello che sono i registi che noi ben conosciamo, quello che già si è sempre fatto, perché operazioni di questo genere ad esempio sono assimilabili alle vie crucis che hanno caratterizzato la storia dell'umanità per 2000 anni. E la via crucis che cos'è? Con questa sublime manifestazione pasquale che della Via Crucis trasmessa in Eurovisione o in Mondovisione in tutto il mondo attorno al Colosseo è una manifestazione di questo tipo, no? Quindi siamo lì. E poi per quanto riguarda l'utilizzazione delle profezie, perché qui siamo nell'ambito delle profezie, perché non è uno scherzo che uno prima di una certa cosa ne dica un'altra, che compaia un film che racconta fatti che avverranno, siamo nel piano della profezia. Quindi la profezia è una precisa attestazione di dominio sulle coscienze, e non a caso la Bibbia è piena di profezie. È un punto di vista affascinante, perché in effetti tecnicamente adesso i film effettuano delle profezie, cioè la profezia che ci sarà un incidente nucleare fatto dai terroristi con la valigetta, eccetera, eccetera. Però diciamo che se da un punto di vista simbolico è affascinante questa chiave di lettura, io credo che lì proprio la manipolazione sia sulla normalizzazione. Il giorno adesso si convince della possibilità che qualcuno arrivi con queste valigette nucleari che esplodono, e soprattutto che qualcuno abbia un interesse a farlo, perché in realtà abbiamo sempre questa rappresentazione stilizzata. C'era in quel film dove scoppiava effettivamente la bomba, che non mi ricordo il nome, mi sembra
beh, adesso mi sfugge il nome, dove il peggiore, sì, The Worst of All Fears, no? Cos'era? Il nome italiano non lo so. The Sum of All Fears era il nome inglese, quello dove scoppia dentro lo stadio effettivamente la bomba nucleare, dove alla fine il cattivo, non so, era un serbo incazzato con gli Stati Uniti, allora fa scoppiare la bomba. Abbiamo questa, questo tratteggio del cattivo in una chiave di lettura disneyana, quindi da cattivo fumettistico che perché gli gira va a fare una cosa del genere, ma prepari la gente alla normalità di queste chiavi di lettura disneyana, ecco, no? Cioè, adesso quello che a me preoccupa è chiaramente quando ho visto il famoso film, tanto 2012, sulla fine del mondo, perché hanno creato tutta una serie di superstizioni sul tema, argomenti, discussioni, eccetera, ma quello che a me preoccupa è il film, perché tu crei un mito sul fatto che sia inevitabile che ci sarà un evento di tipo fine del mondo, in un periodo dove poi se ci fosse un'altra cosa, che adesso non posso prevedere, nessuno può prevedere in quale forma sarà, molta gente sarà indotta a dire, beh, l'aveva detto anche la profezia, l'aveva detto anche il coso, cioè anche il film, insomma, sono preparati al fatto che sarà normale un'eventuale catastrofe che accadesse, no? Ecco. Voglio fare un altro paio di interiezioni anche su questo argomento. Prima di tutto, le apparizioni delle Madonne. Le Madonne che appaiono prevedono sempre cose brutte. Tutti i messaggi che noi abbiamo avuto dalle Madonne sono cose brutte. No, ma è importantissimo. No, 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 fa parte del meccanismo profetico. Fa parte del meccanismo profetico. Se noi andiamo a leggere le profezie della Bibbia, sono profezie in cui degli emeriti individui che probabilmente, mi auguro per loro, non sono mai esistiti, minacciano certi popoli di certe cose. E qui entro in un'altra questione ulteriore che è molto importante. E il tema della paura ingenerata attorno all'anno 1000 è stato ambivalente. Da una parte abbiamo avuto persone che vivevano nel terrore di questo anno 1000, però appena passato l'anno 1000 abbiamo avuto una ripresa fortissima delle attività umane. Tant'è vero che possiamo parlare proprio di un rinascimento vero e proprio post anno 1000. La stessa cosa potrebbe essere stata concepita per il 2012. Qui c'è una altissima percentuale di persone, di creduloni, o detto meglio di coglioni, che vanno credendo che nell'anno 2012 dovrebbe succedere qualcosa. Siccome non succederà niente, ci sarà una sorta di sospiro di sollievo da parte di moltissime persone, le quali saranno contente che saranno, come dire, vitalizzate proprio, e ci sarà una ripresa di attività produttiva, intellettuale e quant'altro che è legato proprio a una vecchia tecnica, di gestione del personale nelle aziende. Lui di cognome fa Vitali, Come? In ogni delle cose come fai di cognome? Vitali. Nomen omen. Georgius Vitalicus. Ma d'altronde questo è il discorso. La gestione, la più banale forma di gestione psicologica da parte dell'azienda e del personale, qual è? Quella di subissarla di fatti negativi, laddove nel momento in cui ti danno un aumento di stipendio di €1, no? Tu tiri un sospiro di sollievo e ritieni di aver avuto una grande promozione. Questi sono meccanismi psicologici che l'umanità ha sempre conosciuto. Adesso li hanno perfezionati, li hanno sicuramente migliorati. Per, un'altra cosa, tra l'altro un'altra cosa su cui in effetti poi invito sempre a riflettere, poi sono sul controllo del linguaggio, che viene effettuato da chi tiene le redini, la modifica del significato delle parole, che era già stata profetizzata all'epoca, mi sembra, da Orwell, quando a un certo punto tu in qualche maniera ti impossessi del significato di un concetto, di una parola, e lo cambi, quando non ci fossero più i significati per esprimere un concetto sgradito, chi potrebbe mai
pronunciarlo. Quindi di fatto abbiamo per esempio la famosa e orribile parola complottista, che viene, di cui viene abusata ovunque, quando in realtà serve esclusivamente a creare uno strumento di diciamo scomunica estemporanea, no? Di squalifica istantanea basata sul nulla. In realtà, quando stiamo parlando di questo tipo di fenomeni, 11 settembre, guerra, eccetera, noi stiamo parlando di operazioni militari. Queste sono operazioni militari, non sono dei complotti. Quando uno dice c'è stato un complotto in America, no, è stata un'operazione militare fatta molto bene oppure fatta molto male, a seconda dei gusti e delle opinioni, però è stata un'opinione militare. Poi chi l'abbia fatta sarà una parte del sistema, non c'è mai unità di intenti nei grandi paesi, no? Quindi ci saranno state anche forze contrarie, c'erano anche all'epoca di Hitler, all'epoca del nazismo, no? C'erano opinioni divergenti, c'era chi voleva fare la guerra, chi non la voleva fare, le opinioni ci sono ancora adesso, però alla fine sono decisioni militari. Il concetto di complotto è sbagliato di per sé, perché il concetto di complotto si applica a piccole cose, soprattutto dal basso verso l'alto, cioè tu hai il piccolo complotto dei carbonari verso quelli grossi, non hai il grosso complotto di chi ha il potere verso i contadini, cioè nel senso in un caso c'hai l'esercizio del potere e nell'altro caso c'è il complotto, non puoi dire che chi ha il potere sta facendo un complotto, chi c'ha il potere lo esercita e di solito è un'operazione militare studiata molto bene. È psicologica. Quindi esatto, un'operazione psicologica ma militare in senso anche psicologico, bisogna espandere il termine. Quindi di fatto adesso, quando c'è questa nuova moda, che in realtà è un'altra raffinata modalità di chiudere il discorso, di chiamare complottisti quelli che non credono alle balle che ti raccontano, e quello che a me intristisce è che il complottista stesso accetti di essere complottista, cioè dice sì, io sono complottista e me ne vanto, no? Cioè tu non sei un complottista, tu al massimo sei uno scettico, che è una bella cosa diversa, cioè tu mi racconti una storia e io non ci credo. Cioè, se tu che hai il problema, se non riesci a convincermi, perché il problema deve essere mio, io non è che vedo complotto, io non credo alla tua storia, secondo me è successa un'altra cosa. E è il deragliamento del significato originale, io sono scettico, che diventa io sono complottista, che è un credulone, perché nell'accezione moderna il complottista è un credulone, è uno che crede che ci sia un complotto. E quindi è una contrarizzazione, cioè perché lo scettico diventa credulone. Ma infatti tutto è contrarizzato. Tutto contrarizzato, per cui hanno contrarizzato il rasoio di Occam, per cui alla fine ci vengono a raccontare che noi non capiamo il rasoio di Occam quando e sono in cattiva fede, tra l'altro. Alcuni penso che siano in buona fede, questo dopo perché c'è un sacco di medio livello, cioè ci sono un po' di persone che hanno studiato, però in qualche maniera quindi hanno un sacco di teoria, però per qualche ragione verrebbero troppo destabilizzati dal modificare alcune proprie opinioni. Allora loro hanno tutti gli strumenti orecchiabili per rendersi credibili in queste loro questi loro dileggiamenti di quelli che chiamano i complottisti, no? Però in realtà è un pessimo uso della conoscenza che hanno, nel senso è la differenza che io dico tra intelligenza e saggezza. L'intelligenza è la qualità dello strumento che hai, la forza del martello che hai, e la saggezza è l'abilità con cui lo usi. Se tu usi una grande intelligenza per infilarti in un vicolo cieco di illusioni, di un mondo irreale, eccetera eccetera, tu sarai l'ultimo a essere convinto. Cioè io ho visto nella mia esperienza che c'è molta più gente semplice ma intelligente che capisce quanto sia stata assurda la storia ufficiale dell'11 settembre rispetto a cosiddetti intellettuali fossilizzati in una visione stabile del mondo, con in più l'arroganza e la saccenza della conoscenza che si hanno. Anche lo stesso Umberto Eco, che più volte si è manifestato contro i complottisti, io sono arrivato a credere che lui possa addirittura essere in buona fede. No, perché sono i soldi. E qui manca l'elemento fondamentale, manca il contribus. Però c'è lo spettro. La vile moneta, ci sono trattati a milioni e milioni. Allora, c'è anche. Allora, un momento. Allora, questa è un'ottima osservazione che però non inficia quello che io ho detto, no, perché, esatto, perché c'è un famoso detto che dice è difficile convincere qualcuno di una tesi quando il suo stipendio dipende dal fatto di non capirla. Appunto. Allora, quindi quando tu hai uno di questi pompoloni, no?
pietose e saccenti nella loro ormai indistruttibile, no, credibilità, a questo punto questa gente non mi ricordo cosa volevo dire, comunque ci siamo capiti, mi sono distratto. La loro posizione di potere, la libertà intellettuale purtroppo dipende da una responsabilità sociale, quello è il discorso. Quindi se loro vogliono la libertà intellettuale viene compromessa la loro posizione sociale nel contesto viziato di cui hai parlato. Sì, cioè, quindi di fatto il tema è quando uno ha molto da perdere a cambiare le sue opinioni non lo perde mai, cioè il tema essenziale è quello, mentre una persona con poco da perdere è più libera, infatti perché i giovani, i bambini eccetera sono duttilissimi a capire. Adesso noi viviamo tra l'altro in una epoca di cambio di paradigma dove ci sarà gente che morirà convinta del fatto che Osama Bin Laden ha buttato giù le torri, perché anche quando dovesse in qualche maniera esserci il cambio e fanno un processo farsa dei colpevoli presunti, questi qui insisteranno perché sarebbe troppo destabilizzanti. E c'era un caso tipo, una frase tipica di Maxwell, credo, se vi ricordo bene, era Max Planck, no, mi sembra che fosse Maxwell, che a un certo punto, 100 anni fa o giù di lì, era uno scienziato, a un certo punto lui diceva: io non ho mai, se ricordo bene, non sono mai riuscito a convincere nessuno delle mie idee, stiamo parlando di uno che aveva le idee giuste, semplicemente quelli che non le capivano a un certo punto sono morti e gli altri le hanno date per scontate. Cioè, quindi tu hai un cambio di paradigma che in realtà non passa mai attraverso la comprensione, passa tra due livelli di superstizione successiva. Prima hai la credenza di quelli che non ci credono e poi hai la credenza di quelli che ci credono senza capire. E qui nasce un tema, il tema del difetto metodologico nell'affrontare questioni che non sono accolte pacificamente o sono occultate mentalmente. Perché una delle critiche al complottismo, che a me interessa molto, è l'approccio culturale, e cioè un'eccessiva deduttività culturale. C'è un metodo, quello logico induttivo concreto, che consente di partire di fatti, dimostrarli concretamente, farli vivere a chi li ascolta e poi passo dopo passo in concreto, anche attraverso falsificazioni popperiane che sono il principio della scienza, arrivare alla conclusione che è lo stesso identico contenuto. 15 anni di complottismo, 20 anni di complottismo con l'etichetta che tu giustamente hai qualificato, hanno diffuso alcune sensibilità, ma hanno impoverito, per quella subalternità culturale di cui tu parlavi, proprio quest'area che invece stava affrontando, purtroppo con un approccio un po' troppo culturale deduttivo, un tema fondamentale, che è quello dell'occulto, inteso come capacità di disorientare la coscienza e non far percepire il reale attraverso metodi scientifici. Però quello è un difetto del complottismo, ed è un difetto, io lo chiamo complottismo per capirci, sì, è una parola che aborrisco. È un difetto culturale, tant'è che oggi l'operazione che stiamo facendo e che sto facendo io è quella di tentare di dimostrare che la cosa più complottistica della Terra, cioè il complotto mondiale della massoneria nera, inteso come idea di governare schiavizzando e strumenti, utilizzo di strumenti di potere, non è una testimonianza culturale, non è un libro di Icke, non è un racconto su come si rapportano queste varie associazioni, ma è un fatto concreto, materialmente accertabile, partendo dal concreto. Ed è per questo che io sto qua per dire a tutti quanti: se nascerà, come io intendo, un progetto multimediale, formativo ed informativo, che a partire dalla fortuna mia di aver registrato un gruppo che lavorava, di aver ricostruito i rapporti fra quello e vertici militari e tra questi vertici militari e i poteri che coprivano, passo dopo passo in concreto, se nascerà quel progetto sarà il momento dell'inversione culturale. Non sarà più testimonianza intellettuale marginale, non sarà più impotenza intellettuale rispetto all'accusa degli altri di fare complotti generici, a parte che il complotto è un modo anche per ridurre quello che fanno, ma sarà una verità storica e scientifica utilizzando un metodo paragiudiziario, il metodo logico induttivo concreto. È lì che si gioca il futuro, perché a quel punto passare dall'ansia alla formazione, all'informazione, a un progetto alternativo diventa non solo semplice ma necessario, anzi diventa la risposta collettiva frutto dell'essersi appropriati fino in fondo del metodo scientifico e politico corretto. Questo, io su questa cosa sto predicando,
continuerò a predicare, bisogna rompere argini e ghetti e bisogna acquisire metodo e dignità politica e intellettuale, non consentendo agli altri di far quel gioco. Bene. Immagine condivisa. Sì, sì, adesso parla molto bene, ha un'eleganza di fraseggio che dico, porca miseria, se non è che sto all'estero, però io... Questa eccessiva eleganza però fa perdere il punto magari. No, qualcuno forse sia, a me no, a me piace, quando, però quando mi trovo in fondo uno che parla con un'eleganza di fraseggio migliore della mia, poi c'ho dei problemi. Devo metabolizzare alcuni elementi perché in effetti uno dei problemi grandi comunque è il rumore di fondo, nel senso che siamo in un problema. Io adesso prima nella parte iniziale di questo discorso avevo parlato, poi sempre per usare questa etichetta complottismo, poi della forte infiltrazione, no? Poi comunque del movimento di quelli che si oppongono, dicono di opporsi a qualcosa da parte di elementi stessi poi del sistema, e per cui di fatto c'hai un rumore di fondo che in parte è quello menzionato prima, involontario e nocivo ed evitabile, e poi però c'hai anche il rumore di fondo progettato per essere tale. E quello non lo puoi evitare perché te lo buttano dentro il sistema scientemente, ed è quello che poi crea l'umore sociale sul tema, che porta tutte le persone da adesso a quello stato di essere vaccinati contro questo tipo di informazione, come ho menzionato io prima. Quindi o tutti credono di aver capito tutto, oppure credono che quelli che se ne occupano hanno delle farfalle per il capo, no? Che è la vaccinazione del pubblico. Cioè, quando dici rumore di fondo, a favore di telecamera, puoi spiegarlo nel concetto? Il rumore di fondo in senso chiaramente metaforico, cioè nel senso che l'informazione... Il disturbo. Sì, esatto, cioè nel senso... Facciamo un esempio. 150 anni fa veniva fuori un libro e quel libro era imprescindibile che piacesse o non piacesse, nel senso che non c'erano così tante fonti di informazione. Viene fuori Darwin e all'epoca era un'eresia, però la gente doveva fronteggiarla, non poteva non fronteggiarla, era lì. Adesso con qualsiasi tu cosa venga fuori c'hai un milione di altre cose che creano una cortina fumogena rispetto all'attenzione per quella cosa lì. Faccio un esempio, è il concetto mito della libertà d'espressione, che non c'è una vera libertà d'espressione, ma c'è il mito della libertà d'espressione, per cui di fatto il fatto che tu dici delle cose che non vengono condivise viene diciamo impugnato per il significato simbolico che tu hai potuto farlo, quando in realtà il fatto che tu lo dica viene disinnescato tramite la creazione di rumore di fondo, in modo che di fatto nei fatti non produca nessun effetto finale. Cioè, esatto, no? Cioè, quindi di fatto crei il mito della libertà. Allora, in un sistema sovietico che facesse un 11 settembre, apparisse un libro che denunciasse la cosa, crollerebbe il sistema o comunque dovrebbe riformarsi. Perché il mito era della razionalità e di fronte all'argomento razionale tu lo devi fronteggiare, non lo puoi eludere. Ma se hai il mito della libertà d'espressione, tu hai gente che come noi va in piazza e dice io ho scritto un libro sull'argomento, qui c'è scritto tutto, e allora il colpevole dice visto come siamo democratici lasciamo anche il complottista dire la sua. E la cosa non lascia nessun effetto, perché paradossalmente tu stai dicendo non c'è nessun, la democrazia non funziona, ma loro ti dicono no, guarda, funziona, gli lascia dire che non funziona, gli lascia addirittura dire che io ho fatto l'11 settembre, e quindi paradossalmente lui usa il fatto che lo denunci come strumento per convincere gli altri che la democrazia è funzionante e che io sto dicendo delle cavolate, e nessuno
si informerà più a fondo, o almeno pochi, o comunque eventualmente non una massa critica di persone in grado di cambiare lo stato delle cose. E quando se ne occupano poi finiscono a finire a parlare di film, come dicevamo prima, nel senso che alla fine siamo lì a parlare di Matrix o altre cose che... Vorrei fare un'altra interiorizzazione, perché è importante, no? Non le faccio per parlare, ovviamente. Le faccio perché noi corriamo veramente il rischio in questo momento di assolutizzare il presente e di pensare che ciò che avviene oggi non avvenisse nel passato. Oggi noi parliamo di complottisti, una volta si parlava di eretici, sì, il fenomeno, ma è la stessa cosa, il fenomeno è lo stesso. Sì, e questo sono assolutamente... Quando tornò dall'aver visto l'abbruciamento di Giordano Bruno, un certo prete, è vero, un certo prete tedesco disse: così impara a rompere i coglioni. Cioè, in una frase scritta in maniera leggermente diversa, ma la frase era lo stesso. Erano lì tutti a guardare come bruciava Giordano Bruno. Poi l'altra trasposizione, anche quella falsificatoria, e qui c'entra di mezzo la massoneria, Giordano Bruno come espressione del libero pensiero, non è il libero pensiero, era un pensiero ben preciso, molto chiaro, che anticipava di 300 anni la fisica post-quantistica. Questa è la faccenda. E avendolo bruciato hanno bloccato l'evoluzione dell'umanità per 300 anni. Ha anticipato anche Galileo. Ma Galileo non c'entra niente, perché c'è uno che ha fatto un compromesso specifico col Bellarmino, che io già più volte ho denunciato questa in retroscena di quel compromesso. Ma non è la cosa importante che dicevo prima, appunto, è questa: non perdiamo di vista che il sistema di potere è sempre lo stesso. Ora, che le manifestazioni di questo potere possono essere diverse, è ovvio, dalla capacità di chi gestisce il potere di manipolare le coscienze. E di essere camaleontico. Capito? Ma il problema è sempre lo stesso. Così come i riferimenti sono gli stessi, perché oggi come oggi noi parliamo di cinema, perché è importante sottolinearlo, è il cinema il referente comune, quello su cui noi ci identifichiamo, e parlo di me stesso, perché quando parlo con gli amici della mia età mi riferisco sempre a film, perché sono sicuro che anche loro hanno visto quel film, se è un film di successo, quindi è un riferimento facilissimo. Ora attenzione. Nel senso che anche io faccio la stessa cosa, alla fine uso anch'io la metafora dei film, non possiamo farne a meno. Esatto, ma la cosa da analizzare è che questo è stato programmato, nel senso che il film è stato messo lì per permetterci di elaborare il concetto. Ma indubbiamente. E c'è l'elemento perfido, diabolico, sottostante, che proprio il fatto che noi abbiamo gli strumenti di elaborarlo in quella chiave ci abitua all'idea, disinnescando la bomba, cioè che è abbastanza... Ma è lo stesso discorso, anche il pieno rinascimento, del grandissimo rinascimento, che non è certo cosa da poco, i riferimenti erano sempre pochi, e tra cui uno dei riferimenti fondamentali era il Vangelo, quindi non potevi prescindere dal Vangelo. C'era il film dell'epoca. Anche se uno se va a leggere certi scritti dell'epoca, e anche e soprattutto nel campo di scienze cosiddette alternative, come poteva essere l'alchimia e quant'altro, vedevi che il riferimento al Vangelo era comune. Perché? Perché si presupponeva che le persone acculturate, quelle che sapevano leggere, scrivere e fare di conto, il Vangelo comunque l'avessero a portata di mano, o lo conoscessero. Resta però un tema: la ricerca delle costanti universali è perdente, il metodo storicamente determinato è vincente. Io non posso spiegare ipotesi culturali su 2000 anni di potere occulto, perché prima non ho elementi concretamente determinati. Farei un'operazione puramente culturale, intellettuale, fantasiosa, verrebbe immediatamente etichettata come prova di follia e contemporaneamente di libertà concessa. Io devo parlare di fatti concreti, momenti storici, dati reali, e quindi la differenza tra Giordano Bruno e quel bravissimo giornalista TG3 fatto sparire, perché ha dato testimonianza del grande progetto due o tre anni a questa parte, c'è perché c'è un contesto storico concretamente determinato, diverso, c'è perché la forma del potere è, sia pure sempre essendo potere, concretamente storicamente diversa, c'è perché le tecniche sono più evolute e storicamente differenziate.
Quindi se tu cerchi la costante, fa un lavoro di mera testimonianza culturale pregevolissimo, infatti io ti apprezzo moltissimo, ma se devi fare storia e politica, devi far capire alla gente chi è quello psichiatra illuminato che ha volato il sacco e che ha detto che il progetto è nato alla fine degli anni 90, e devi far capire anche chi è quel politico che è punto di riferimento di quei 4-5 magistrati, ad esempio, che vanno in una direzione che è contraria ai principi che afferma. Quindi puntare dritto, analizzare storicamente le caratteristiche di una determinata fase e individuare soggetti, nessi causali e spiegarli alla gente colpendola non qui, perché qui è abbastanza intasato e bloccato, ma qui nel cuore, più in basso nel corpo e nel senso complessivo dell'umanità e della vita. Altrimenti siamo tra testimonianza, testimonialismo lo chiamo io, attività culturale qualificata, ottima, ma che non può mancare in ogni caso. Ma non in grado di diffondersi. Dobbiamo trovare la strategia che rompe gli argini, che lì impedisce di utilizzare gli strumenti di neutralizzazione. Questa è la scienza della politica di cui ha bisogno quest'area politica e tutti quelli che in buona fede stanno anche negli apparati dei partiti. Questo è un altro atteggiamento che non va lasciato. E cioè, non è vero che il male sta lì. Male è il potere nelle forme concrete usate in un certo modo, ma dentro anche gli apparati dei partiti ci sono soggetti sensibili, persone per bene, occorre riuscire trasversalmente a rompere l'eredità ideologica del passato, ricostruire una teoria del potere, della gente, del futuro oggi, ma anche andare trasversalmente a rompere gli apparati politici, gli apparati anche di intellettuali. Personalmente io che cosa vorrei? Che fossero qui oggi Giorgio Bocca, che fosse qui Umberto Eco, e rompergli nel confronto intellettuale quello che si chiama la coerenza logica. Svicolano subito, li conosciamo. Ma dobbiamo trovare il modo per incastrare gli intellettuali. Dobbiamo trovarle, questa è la scommessa. Incastrare gli intellettuali, incastrare i politici, incastrare quella parte della magistratura deviata. E badate bene, sì, è vero, pavidità. Sì, è vero, disavverti, storia costituzionale italiana, la magistratura è sempre stata un pezzo organico, ma sta magistratura italiana c'ha a che fare con una cosetta che si chiama Costituzione. C'è chi dice che fu un trucco, io non ci credo. Io credo che ancora oggi tu puoi rompere le contraddizioni persino nelle caste, tant'è che a me risulta che oggi c'è una guerra in corso persino nel mondo occulto, perché qualcuno ha lanciato un grosso sasso nello stagno. Paga sperimentare tecniche nuove, costruire alternative ideali e, partendo dal vostro livello di cultura che mi sembra adeguata ai temi, inventarsi la metodologia che interna la strategia avversaria. Non è vero che chiunque dica queste cose è necessariamente destinato ad essere tacciato, ridicolizzato e colpito come complottista. Basta diffondere e colpire il metodo loro. E c'è un modo per colpire il metodo loro. Tu sei disposto quindi a fare dei dibattiti col CICAP, per esempio? Sei disposto a fare dei dibattiti col CICAP, che per esempio? Il CICAP è... Non mi devi rispondere. No, perché tu volevi l'avversario, no? Il senso di quello che dico io è... Perché si può organizzare, eh? Rompere. In due secondi si organizza. Bravi, bravi. Ma rompere le identità di apparato, le identità culturali, ma non certo nel dibattito, cioè io non mi metto a dibattere con D'Alema queste cose, perché sarebbe completamente inutile. Ma certo con l'apparato, con la base, con alcuni politici, le cordate non sono sempre omogenee. Un po' di umiltà. Faccio un esempio, uno solo. Luigi De Magistris ha fatto l'intervento più duro mai fatto da un politico e da un magistrato contro i poteri occulti, la massoneria e il governo di questa società a giugno, in una trasmissione fatta da uno che è un giornalista bravo, però insomma che c'è pure lui un certo giudizio di filo, eh? Ebbene, quello che ha fatto non è uno scherzo, però qui non si sa. Però De Magistris ha anche invitato gli irlandesi a votare per il trattato di Lisbona, che è il trattato più fascista. Ma la prezza che è tua, tu non puoi confrontare chiama lo sbaglio. Non puoi, ha ammazzato gli irlandesi. Non puoi confrontare la purezza mia, tua, sua o la omogeneità con l'obiettivo. L'obiettivo è scardinare, aprire, lanciare contraddizioni, distruggere il loro metodo, creare alleanze, rifondare il pensiero. Non è trovare un'identità intellettuale, per quella già ce l'abbiamo, anche la mattina quando ci facciamo la barba.
Tento essere. Mi si è abbassata la glicemia perché. No, non per questo. Perché mangi zucchero, ti si abbassa la glicemia? Eh? Perché mangi zucchero? Si abbassa solo a chi mangia zucchero, la glicemia. Discorso complicato. Mangia sale, lei. No. Dai, che inizio a essere un po' estenuato. Dopo, certo, sai, il tema è che non è che io parlo sempre. Adesso cos'è? Un'ora e tre quarti, mi sta iniziando ad annebbiare il cervello, no? Perché ho tenuto un ritmo un po' serrato, un po' superiore a quello che tengo di solito. Mi sono un po' rincoglionito adesso. Ma abbiamo finito. Sì, no, cioè, hai suscitato un bel dibattito. Sì, no, infatti sono bello contento del dibattito, però sto iniziando a non riuscire più a reggere, nel senso il livello, perché sei un vero maieuta in senso socratico. Maieutica, hai esercitato la maieutica. Vabbè, qui fa caldo, però. Sì, tra il caldo e vabbè, possiamo chiudere. Grazie. Per YouTube chiudiamo. Per YouTube chiudiamo qua che.